theater of war is a stage of many arts. Blood paints the true picture in the art of war, and an eternal conflict has taken center stage. While the foolish Dracul feign nobility, invaders from lesser bloodlines devastate the land. And the true enemy hides behind a veil of mold and rot. Tell me, what is the point of victory? When all you can celebrate is the end of the world. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Immortal Realms Vampire Wars e ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. Ora, prima di dire qualunque cosa, la chiave di gioco che mi hanno dato è della beta, perché questo gioco non è ancora uscito, però stanno facendo girare la beta tra i content creator per iniziare a portare il gioco, insomma a dargli un'occhiata. Di che cosa si tratta quindi? Si tratta di un gioco di strategia abbastanza, da quello che mi ha dato capire, somigliante con i Total War, almeno in parte. Non vorrei dire una sciocchezza, però da quello che ho letto, quello che ho visto, un pochettino dovrebbe essere così, ambientato però in una guerra vampirica, ok? Quindi in un mondo fantastico. Ora, il tipo di gioco strategico stile Total War mi piace molto, l'ambientazione vampirica mi piace molto anche quella, direi che ci sono tutti gli estremi per un bel gioco. Qui c'è tutta la parte della beta per riportare un bug, per discutere le features, eccetera. E quindi, gente, io direi che ci manca soltanto di provarlo, ok? Mi sono fatto un giro tra le opzioni, dovrebbe andare tutto bene, c'è la campagna, ma noi direi che ci facciamo il tutorial, che mi piace sempre fare, specie nei giochi strategici, per imparare un po'. Tutorial Warmont. Benvenuto al tutorial di Immortal Realms. Questo tutorial ti insegnerà tutto ciò che hai bisogno di sapere per iniziare a giocare e esplorare il mondo di Bloodthrone. Segui i consigli del tutorial nell'angolo in alto a sinistra per imparare a giocare. D'accordo, vai. Ok, ah, che è la stessa cosa. Continua. D'accordo, il mondo degli Immortal Realms è un mondo straordinario. Questo è per muoversi, questo è per ruotare la camera, questo è per lo zoom. Ok, effettivamente a guardarlo un po' sembra Total War, in effetti. Ok, next. Selezionare, va bene, selezionare, credo, l'armata, selezionare la provincia della tua keep e seleziona un villaggio vicino. Questo è un villaggio, è uno degli edifici principali per ottenere risorse. Catturare un villaggio darà al giocatore un'entrata passiva di sangue ogni turno. Il sangue è la risorsa principale in Immortal Realms. È usato per reclutare unità, upgradare gli edifici e giocare le carte. Ah, pure le carte, ok. La maniera principale per ottenere il sangue è acquisire villaggi e città. Il tuo prossimo obiettivo dovrebbe essere di acquisire il villaggio. Left click sull'armata. Muovere l'armata verso il villaggio. E claim. Ok, vediamo un po'. Ah, semplicemente così? Senza neanche dover combattere? D'accordo. Ok, la tua armata è ora senza punti azione. Per guadagnare più punti azione avrei bisogno di finire il turno, e si fa così, d'accordo. Allora, questo è il turno nemico. All'inizio di ogni nuovo turno le tue armate riprenderanno i tuoi punti azione e prenderai sangue da tutti i villaggi e le città sotto il tuo controllo ogni turno, ok. Allora, uno dei modi principali per interagire con il mondo di gioco è attraverso le carte azione. Allora, accetta le carte
gioca la carta sacrificio e gioca la carta migrazione forzata sul villaggio. Ok. Bene. Ah, okay. Sapete, mi piace questa cosa. Ci sono le carte da giocare. Vabbè che a me piacciono i giochi di carte, però. Allora, sacrificio più 15 punti sangue e migrazione forzata. Ah, devo fare così. Ok. Eccoli. Perfetto. Quindi mi costa del sangue, ma poi mi dà permanentemente più 3 punti sangue. Sì, sembra di sì. Allora, action recruitment. È ora il momento di reclutare più unità per la tua armata. Seleziona la tua armata e devo tornare qui sulla la provincia di Dracul Keep. E allora, recruit army. Ok. Cosa abbiamo qui? Le unità delle armate hanno differenti classi. Questo è deciso. Ah, questo decide le loro stats di base. I tank hanno alta armatura, hanno alta vita e armatura, ma non colpiscono molto forte. Gli assassini fanno tanto danno, ma hanno poca vita e armatura. I guerrieri sono un bilanciamento di tutto ciò. D'accordo, usiamo questo per arciere. Tank, facciamo un tank. Continua. Ok. Io tendo sempre a preferire i tank per qualche ragione. Allora, un altro modo per triggerare un reclutamento. Ah, no, aspetta, per triggerare una fase di pesca di reclutamento è giocare una carta azione. Queste possono essere giocate su ogni edificio di reclutamento e non, non hanno bisogno che la tua armata sia presente. Ok. Una nuova unità, questa volta usiamo l'arciere, credo. Perché guerriero assassino non è così? Non posso usare solo questo? Va bene. Bene, ora abbiamo questi. Lord, unità, unità, unità. Adesso è il momento di espandere ulteriormente il tuo regno e diversificare la tua armata. Finisci finisci il turno per riprendere le punti di azione, ok, e muoverti verso la cava vicina. Ok, ci muoviamo qui con l'armata qui, sì. Claim questa Dracul Cave e recluta una. Ah, giusto. Ah, è qui? Qui per forza? Bat Swarm. È un'unità di pipistrelli. Ok, le altre sono ancora bloccate. Va benissimo. Allora, è il momento di andare verso il fabbro il fabbro vicino che si nasconde nella nebbia di guerra. Ok, vabbè, andiamo un pochettino più veloci perché tanto devo finire il turno. Prendere la provincia vicina. E finire il turno per iniziare un nuovo anno. Attenzione, c'è anche questo. Ok. Ecco qua. Iniziamo un nuovo anno. E aspetta. Ah, ok. Devo scegliere una di queste tre che influenzerà i miei prossimi 4 turni. Ok. Upgrade. Questo? Starved Librarians. Boh, va bene. Ah, posso sceglierne solo 3? Bloodline. Ok. Beh, vabbè, facciamo così. Non sono sicuro di aver scelto bene, però comunque grosso modo dovremmo esserci. Vai. Prendere nuove province e sconfiggere i nemici ti ricompenseranno con esperienza del clan. Fanne abbastanza e il tuo clan si livellerà. Ok, claim questo. Allora, il clan si è livellato.
Quando il tuo clan si livella, riceverai un legacy point che può essere speso nel legacy tree. Ok, questo è fatto. Apriamo le legacies. Dove si apre? Ah, questo immagino. Ah, ok. Ok. Iron Fist. Vabbè, immagino che debba fare per forza questo. Iron Fist. Lord attacco di 10. Cioè, attacco del Lord di 10 e l'armatura di 5. Credo che non si possa fare altro, no? Ok, vai. È il momento di attaccare il tuo primo nemico. Ricorda di finire il tuo turno per prendere dei punti azione. Esatto, che non ce li ho più. Devo usare la mia armata. Tra l'altro posso vedere qua? Allora, sì, effettivamente si vede. Più o meno. C'è il Lord, ci sono questi. Ok, più o meno sì, più o meno sì. Allora, attacchiamo l'armata qui di lato. Ah, ok. Vittoria certa. Ok. Beh, combatti. Ah, e ti manda in un'altra modalità. Proprio come in Total War. Ok. Finora le affinità ci sono sicuramente, ma ci sono anche enormi differenze, ovviamente. Ah. Allora, durante la fase di piazzamento puoi scegliere le posizioni iniziali delle tue truppe. Beh, immagino che i soldati davanti, anzi magari questo, il Lord e gli arcieri dietro. E i pipistrelli tipo qua. Allora, ah, questo è l'ordine in cui si muovono le... Ah, no, aspetta, questo non è affatto come Total War. È più tipo XCOM, in realtà. Ok. So, la mappa di prima assomigliava un po' a Total War. Ma questa assomiglia a XCOM, onestamente. Un bel po'. Eh sì. D'accordo, questo è l'ordine delle unità che vanno in base alla coda di iniziativa. Quando è il tuo turno per muoversi fai clic col tasto destro. Vabbè, determinato da quanti punti ha l'unità. Ok. E avere un'unità vicina, cioè amica vicina quando attacchi, cioè, ti darà anche un attacco sul fianco che farà del danno extra. Ok. Differenti unità hanno differenti tipi di attacco. Vabbè, quelle a distanza possono attaccare solo prima di muovere, ma l'attaccante è sempre al sicuro da attacchi di rivalsa. Unità con attacchi magici ignoreranno l'armatura di chi si difende. Tutte le unità hanno parole chiave che danno alle tue unità differenti funzioni uniche. Ok. Vabbè, e questo si basa sulle abilità che ognuno ha. I templi possono essere trovati in tutta la mappa e danno dei bonus sostanzialmente. A seconda dei... Sì, li stavo guardando prima, ce l'ho finito sopra col mouse. Ok. Il tuo lord ha accesso a un certo numero di spell card che possono essere usate per volgere la battaglia a tuo favore. E può essere giocata nel tuo turno. Ok. Comunque una carta incantesimo costa mana. Hai un limite di mana, cioè hai un mana limitato e a parte per alcune parole chiave non può essere rimpiazzato in battaglia, quindi bada bene al che tipo di carte giochi. Ok, placement phase, direi battaglia, vai. Beh, proviamo a schierarci, va. Questi cosa sono? Peasant. Ah, è arcieri. Vabbè, dai, proviamo. We serve the Dracul. Come si fa? Perché non vedo una cosa di abilità. Ok, però dovremmo essere più o meno al sicuro qua. Se mi muovo in formazione così,
Dovrebbe andare bene. Ok, proviamo ad attaccare, va. Minchia il Lord. Ah, cioè attacca e viene attaccato, giustamente, no? Ok. Sì, direi che i pipistrelli possono attaccare. Ah, e non possono essere attaccati? E invece sì. Giustamente. Gli arcieri... Ah, vabbè. No, più di questo non possono fare. Sembrerebbe. Ci siamo. Voglio provare gli arcieri prima di fare altre cose. E i pipistrelli li mando via. Spero che non mi seguano. Ok. No, non ci arrivo. Purtroppo è così. Come dai, attacco. Vabbè, dai, facciamola finita. Ah, al flank, esatto, fa ancora più danni. Perfetto, vittoria. Non ho usato neanche le carte. D'accordo. Ok, vinto, eliminato tutto. Congratulazioni, hai sconfitto l'armata nemica. Accettiamo le spoglie di guerra. Ok. Perfetto. E poi... Ah, equipaggia l'elmetto. Attenzione. La UI del Lord. Forse è qui? Forse. Aspetta un attimo, eh. Ah, no, eccole. E adesso dovrebbe avere delle cose, giusto? Sì, esattamente. 10 armatura e tutte le unità dell'armata hanno più un'iniziativa. Perfetto. Il generale ha livellato. Scegli la nuova spell card dell'eroe. E come però? Mi sembra che fosse qui, ma no, non ci posso cliccare. Ma ogni livello ti fa scegliere una delle carte da sbloccare? Come dovrei sceglierla, scusa? Ah, ecco. Ok. Fai 35 danni a un'unità e cura il Lord. Ah, oddio, questa è bellissima. No, vabbè. Preferisco questa. Come si sblocca? Ok. Oppure ho già... Ah, no, aspetta, non le devo scegliere. Posso scegliere in che ordine? Ah, no, ok. Mano a mano che aumenta di livello si sbloccano anche queste carte. Poi però, sbloccate tutte, quando aumenta ancora di livello posso scegliere quali carte far upgradare. Ok, ho capito. Però sempre che... Devo sceglierle, no? Effettivamente. Ah, ok, è questa. Era un doppio clic su queste. Pure questa. Ah, questa è carina. Va bene, praticamente gli dà uno scudo alle unità. Va bene, adesso l'ho fatta. Espandi la linea di sangue. Man mano che espandi il tuo reame, dovrai reclutare più Lord per guidare più armate. Allora, uomini adeguati per diventare Lord Vampiri possono essere trovati nei manieri. Ok. Claim the manor. Ok, perfetto. Poi qui... Human Noble Available.
E no, turn human. Aspetta, mi sa che mi sono finito i punti azione, vero? Vediamo un po'. Sì. Ok, posso sceglierlo? Pietra iniziativa, assassino. 5 rigenerazioni di mana. 3 iniziativa. Vabbè, allora, effettivamente lei mi... non mi dispiace. Mi incuriosisce. Emil Troublefield. Ok, e devo giocare la carta. A posto. Allora, una maniera chiave per migliorare il tuo regno è fare gli upgrade agli edifici che controlli. Può essere fatto con le carte costruzione o con azioni dell'armata. Per ora usa l'armata di l'azione di costruzione dell'armata del tuo lord per prendere un upgrade alla tua, esatto, alla tua keep. Più un action point di chi è nella regione. Molto bene. Ed ecco qua, fatto l'upgrade, ma mi è costato del sangue. Condizioni di vittoria. Ah, tutorial ending, ok. Niente. Quindi? Event card, win condition. Ah, ok. Devo prendere tutte le province e devo sconfiggere l'ultima armata. Beh, va bene, io direi di farlo. Ah, ci si muove proprio da una provincia all'altra, non nel singolo riquadro, comunque. Beh, allora, io credo di dover reclutare. Spearman. E non posso fare altro, vero? La libreria. Wishing Stone. Graveyard. Ah, attenzione. Fine turno. Allora, andiamo qui. Graveyard. Claim. Ok, che cosa ci ho guadagnato con il cimitero? Ah, forse posso reclutare dell'altra gente. Sì, beh, Spearman, grazie. Assolutamente. Arcieri. E ci muoviamo. Ok. E te per la bloodline. La... ok, sì, la salute del Lord. Non mi dispiace affatto. Se mi poteva servire anche più sangue, però. Ma guarda qui. Sì. Bene, esatto. La foresta. Aspetta. Blood Moon. Vai. Costano di meno i Lord adesso, da quello che mi è dato capire. Io qua voglio andare nella foresta, però. Prendiamo tutte le province. E qui c'è... sì, Manor. Veramente. E Claim. E c'è un'armata. C'è un'armata bella grossetta qua. Sì, un nobile umano disponibile. Scusa, c'è anche qui? Sì, tecnicamente sì, però è meglio lasciar perdere per adesso. L'armata nemica non si muove? Intanto andiamo qua. E prendiamo la foresta. Oh. Level up al 4. L'attacco e l'armatura delle unità di 4 e di 2.
Ma perché no? A posto. I lupi. Interessante. Oh, guarda, un altro villaggio. Prendiamolo, va. Farà comodo. No. Ah, level card upgrade, ok. Ok. Lord delle ombre da evocare per l'upgrade. Figo. Ok, andiamo. E adesso io proverei a prendere i lupi. Sì. Andiamo, va. Tu sei qui. Andiamo prima qui. Ci prendiamo la library. E powerful action cards. Questo costa poco. Vabbè, sto costi 4 guai. E prendo. In realtà niente. Vediamo un po' che posso fare. Posso comprare questa, che mi conviene alla stragrande. E ah, e ne posso prendere una a turno, però. Mana Wells. Ah. Due acquisti di carte ogni anno. Ah, solo una volta all'anno? Beh, allora aspetta. Ah, non c'ho più punti azione, d'accordo. Va bene, prendiamo questa. Direi che ci andiamo a rinforzare. Che ancora troppo poco. Altra unità di arcieri? Ma sì, dai. Allora, intanto Wishing Stone. Perfetto. Allora, Wishing Stone fa Gather Power. Cos'è? Ah, una singola azione. 4 punti di azione all'armata, 200 HP all'eroe. Inizi di armi più uno di rango di veterano, no, 200 HP al Lord, che può quindi a questo punto sbloccare delle cose interessanti. Vabbè, tipo questa. Dalla fine devo sbloccare tutte, no? Cosa abbiamo qua? Magari questo? Ok. Credo che sia tutto. No, non posso fare altro. Giusto. Ma punti azione. Un'altra di questa. Vabbè, poi rimango. No. Magari no. Consuma tutta la popolazione, quindi non ti dà più niente il villaggio. Però ti dà un extra di sangue, ok. Va bene, cioè è stata una cosa incredibilmente stupida, però almeno lo so adesso. Va bene, dai, è il momento di attaccare. Vittoria certa. Sono soltanto 3 unità. Benissimo.
Allora, arcieri, contadini e lancieri. No, pipistrelli, mettiamoli qua. Ok, questi altri si muovono. Andiamo qua. Cosa fa? No, ho sbagliato. Vabbè, non fa niente. I lancieri si muovono. Anche gli arcieri. Allora, io penso che possiamo tranquillamente attaccare gli arcieri. Ho proprio malissimo. Possiamo tranquillamente attaccare i lancieri di qua con i lupi. Che diavolo, proprio gli arcieri hanno attaccato. Finalmente li ho potuti usare. Attenzione. Oh no, non ci arrivano. Vabbè. Full flank? Perché no? Vai, dovrebbero morire. Esattamente. Arca miseria, se fanno male questi. Cioè, se non altro ai pipistrelli. Io me ne andrei. Ma alla grande proprio. Vai, attacca questi. Perfetto. No, ancora non ce l'hanno fatta? Maledetti, vai. Vabbè, c'è il Lord là che è bello potente. E infatti. Full flank. Questo è molto. Sono molto utili. Molto utili i pipistrelli per questo. Almeno così sembrerebbe. Perché mo' mi devo avvicinare con tutte quante le unità. Vabbè, è abbastanza semplice e intuitivo sul campo questo, quindi bene così. Vai Lord, finiscila qui. Perfetto. Ci siamo, dovrei aver finito. Giusto? Ah, sì, vai, continua. Grazie. 200 HP. Perché no? Aumenta di 2 il sangue. Armate con punti azione. Esatto. Vabbè, portiamola qui questo. E questo può sbloccare anche l'ultima delle carte. Perfetto. Manca solo questa provincia, quindi claim. Fatto. Yeah! Benissimo. Allora, il tutorial con questo è finito e quindi bisognerebbe passare alla campagna. Giusto ragazzi, ci diamo soltanto un'occhiata. Dracul, atto 1, una notte da ricordare. Una tempesta nasce nelle parti nord-est di Warmont. E il cielo notturno è colorato di rosso sangue per le fiamme che bruciano all'orizzonte. Rumori sussurrati hanno raggiunto i governanti del clan Dracul, Vlad e Cecilia, che qualcosa di strano sta accadendo ai confini del loro reame, e hanno mandato uno dei loro minion a investigare. Ok, c'è anche Dracul Campaign, Nosfernus Campaign, Moroia Campaign, e sono praticamente delle parti diverse, dei diversi atti.
Ah, oh, ecco, ecco, esatto. Fernus, Moroia, e sono tutte diverse. Va bene, ragazzi, allora, io direi che ci possiamo anche salutare qua per oggi, perché questa è giustamente una beta e dovete considerarla come parziale, però rappresentativa del grosso del gioco. D'accordo, gente? Quindi, a questo punto io direi che per oggi è sufficiente. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi, ovviamente qui sotto nella sezione commenti. Al momento dell'uscita vorreste vedere una serie su questo titolo qua? Diciamo che ci potrei pensare, gli estremi potrebbero esserci. D'accordo? Io sono, diciamo, un 70-30 per quanto mi riguarda. Va bene, io quindi direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, proviamolo, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie Proviamolo e il link per acquistare il gioco. Se lo fate, supportate e aiutate moltissimo il canale, anzi preacquistare credo che sia in questo caso. Va bene ragazzi, a presto.